Heineken è sicuramente una delle aziende di birra più famose al mondo. L'azienda ha i suoi stabilimenti in più di 70 paesi. Produce, grazie ai suoi sottomarchi, oltre 250 diverse bevande. Scopriamo tutto dopo la sigla. Una bella barretta fresca. Ma no, mi hanno dato quella con l'acqua. Il più antico e conosciuto logo dell'etichetta dell'azienda è stato progettato nel 1884 e presentava una forma ovale con una spessa cornice verde con contorni bianchi. La parte centrale, invece, presentava un nastro orizzontale nero con all'interno il nome del primo prodotto creato dall'azienda, ovvero Pilsner Beer. Sopra invece è presente una stella con all'interno le lettere HBM che stanno per Heineken's Beer Brewing Machachapi, chiaro, no? E un sottile ornamento verde sotto il nastro. La cornice ovale verde invece presentava la scritta Heineken's Amsterdam Rotterdam, che celebrava appunto il luogo di nascita. La riprogettazione del logo del 1889 portò un verde più intenso e varie diciture e emblemi inerenti ai premi vinti dal prodotto, quindi dalla birra Heineken, negli anni. Tra l'altro sono presenti tuttora sulla loro etichetta. Durante gli anni 30 e 50 sono state create due versioni del logo, una progettata per il mercato olandese e l'altra per il mercato internazionale. Quella olandese era un rettangolo dove vi era una grande stella rossa al centro, i bordi di questo rettangolo verticale erano sempre rossi in richiamo alla stella, due sigilli posti entrambi sugli angoli superiori e una scritta Amsterdam Rotterdam sotto la stella. La scritta Pilsner ha i caratteri bianchi con i bordi verdi scuri, mentre la scritta Heineken's Beer ha un verde diverso ed è più rigorosa e più pulita. Il logo internazionale invece presentava gli stessi stemmi e simboli di quello del 1889, ma furono apportate piccole modifiche. Il cambiamento più importante sicuramente è stato nel nastro nero, ora ingrandito e composto dall'iscrizione Heineken's Brewed in Holland. Viene aggiunto inoltre il colore rosso alla stella. Siamo nel 1951 e la stella rossa torna ad essere bianca. Questo perché dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l'azienda olandese non voleva essere ricollegata al comunismo e di fatto torna ad avere la stella bianca e non più rossa. Il colore verde diventa più luminoso e la parte inferiore, con tutte le varie ricompense vinte dalla birra negli anni, diventa più intenso e ornato. La riprogettazione del 1954 invece fu piuttosto delicata, perché le linee dei contorni diventano rosse, ma la cosa più importante del nuovo logo era la sua targhetta. Quindi l'etichetta ha iniziato a utilizzare solo l'iscrizione Heineken in bianco, posizionata come sempre sul nastro nero al centro. Inoltre le scritte Amsterdam e Rotterdam vengono sostituite da Brewed in Holland. Uno dei due loghi che tutti noi conosciamo oggi della Heineken è stato disegnato nel 1974. È una versione più raffinata delle etichette e degli emblemi precedenti, con linee e forme più distinte. Il colore verde assume la tonalità definitiva, anche i loghi aggiuntivi al di sotto vengono colorati di verde. Il nastro nero invece viene leggermente allungato e le lettere al suo interno vengono ingrandite. Il secondo logo ufficiale di Heineken invece è stato disegnato nel 1991. Presenta un'elegante ed immediata stella rossa con un'iscrizione in verde al suo fianco, ma qua dipende, perché Heineken tante volte utilizza solo la stella, oppure utilizza la stella con al di fianco la scritta, oppure tante volte vediamo il classico nastro nero con all'interno la scritta Heineken e la stella rossa posta al di sopra. Prima di chiudere,
il mastro birraio che in me vi vuole leggere un pezzo del mio libro preferito. Leggo. Il verde della bottiglia è una scelta commerciale, perché questo è un colore che attrae molto il cliente, ma queste bottiglie non riescono a filtrare correttamente la luce, quindi di solito le grandi aziende usano un tipo di luppolo particolare per ovviare al problema. Difatti le birre artigianali hanno delle bottiglie scure per utilizzare il luppolo vero e proprio. Ovviamente, se ho detto delle grandissime cazzo, scrivetelo nei commenti. E anche per questo video è tutto, e noi ci rivediamo come al solito nel prossimo episodio, sempre qui su It's Logo Time. Ciao!